Negli occhi la festa, sulla pelle le emozioni. Così timonieri e capi timonieri vivono le celebrazioni per la Madonna di Sovereto, nella devozione di una tradizione millenaria che trova il suo apice nella sfilata del grande carro. Onori ed oneri spettano a loro, a chi spinge, trasporta e guida il culto di un'intera comunità. Io ho iniziato nel 1982, eravamo tutti noi di Lucia, mio padre e altri quattro zii. Adesso c'è uno solo di questi tre, di questi quattro zii, i resti non ci sono più, mio padre. E poi andando avanti c'è questa tradizione di figli, cugini, perché è una cosa bellissima ed è poi una cosa di tradizione per i De Lucia. Mio figlio, che è il secondo genito, che gli piace il carro, gli piace prendere la mia tradizione. La festa inizia il giovedì, che si esce il carro dove stanno, che stanno le ruote davanti, stanno nelle buche, si esce e poi lo sposti e lo metti alla punta della villa. Poi la domenica fanno salire la Madonna, la pecorella, i bambini, poi arriviamo noi alle 9, più o meno, 8:30, il tempo di far allargare un po' di persone, perché nessuno si toglie davanti, si parte. Piano, piano, piano! Quattro timonieri e un capo timoniere, io li guido per le curve, ad andare a centrostrada, è una cosa molto pericolosa, come devo dire, e ci vuole una persona che deve stare attento per guardare sta cosa. Sono tante le emozioni, non si può dire, specialmente per la prima volta, ti metti con la paura, che poi come ti metti vicino al timone, ti scarichi tutto. Tu stai con l'ansia una settimana, 10 giorni, che vicino noi dobbiamo portare il carro. Però come ti avvicini al timone ti scarichi tutto. Proprio quella cosa, quella paura se ne va. Mi è rimasto impresso la prima volta, quando andai nel 1982, che per una settimana non mangiavo più. L'emozione. Poi la domenica, come ci avvicinammo vicino al carro, al timone, che partimmo, questa paura, quest'ansia, se ne andò tutta. Diventi la persona normale. Essere timonieri significa di tradizione. Mio padre è stato timoniere già dagli anni 70 fino all'anno 82. Dall'82 ha intrapreso a fare il capo timoniere e ha creato una squadra familiare tutta De Lucia con i suoi fratelli e mio cugino Michele. Il 2017, diciamo che è stato il mio primo anno, è stato molto emozionante perché a parte, diciamo, per la Madonna e a parte, diciamo, di essere il primo anno, siamo andati tutti e quattro giovani, l'emozione era molto. E poi, diciamo, la gente che ti applaude, ti abbraccia, è stata una cosa molto emozionante. E speriamo di continuare negli anni, perché abbiamo dei figli, dei nipoti, dei pronipoti, speriamo di, fino a quando la Madonna vorrà, di andare sempre avanti. Il primo anno in cui ho portato il carro è stato il 2017, vedendo tutte le tradizioni, partendo dal mio bisnonno, senza dire gli altri bisnonni, cioè i bisnonni di mio papà, poi è andato il mio nonno Piero, l'anno 82 è iniziato papà, dal 98 ho intrapreso questo ruolo di capotimoniere, io il primo anno è stato il 2017 ed è stata un'emozione unica, non mi mancava nessuno, piangevo ogni giorno perché mi ricordavo di mio nonno Piero De Lucia, che mi ha sempre detto alla terrizzese maniera Mitter Sandert, che c'hai tutte le possibilità per poterlo portare. Beh, che dire, avevo 3 bambini maschi, Gianfranco 6 mesi, ed era un'emozione, piangevo e non mi mancava niente. In quel momento non mi mancava niente. Avevo papà come capotimoniere
è stata un'emozione unica e spero di continuare questo giro a cui abbiamo messo, diciamo, che abbiamo detto un anno per ciascuno. Spero che questa ruota continui, un'emozione unica. Amo mio nonno. Il pensiero del timoniere, prima di tutto, il pensiero più forte è quello di portare sopra la Madonna, di accompagnare la Madonna in giro per il paese. E i bambini che ci sono sopra sono cose che purtroppo si tramandano di generazione in generazione, perché io ho avuto mio nonno, anche se noi il cognome è diverso, è Fidelfo, però facciamo sempre parte della famiglia De Lucia. E è una generazione che si tramanda così, da padre, nonno, figlio, nipote, si va avanti così per tutto. Sono delle emozioni indescrivibili fare il timoniere. E dal momento che si prende il timone tra le mani si dimentica di tutto quello che è intorno, non si pensa alla gente che ti guarda, ma ci si impegna solo per quanto riguarda portare il timone e andare avanti per le vie del paese. Festeggiamo la patrona di Terlizzi, che è la Madonna Santissima di Sovereto, e la portiamo su un carro maestoso, una macchina da festa la chiamiamo noi, e giriamo le principali vie di Terlizzi. Il mio ruolo è di vedere, perché il carro in certi punti passa per un centimetro, riesce a passare, quindi studiare bene il percorso del carro. Le emozioni non si possono descrivere, si provano sulla pelle. Io sono stato timoniere nel 99, 2001-2002. Poi è maturata l'idea di voler guidare il carro e ho avuto un'esperienza bellissima, straordinaria. Almeno una settimana prima che esce il carro si fanno le prove, cioè noi facciamo le prove in campagna vicino a un mezzo, io mi guardo tutta la strada, il percorso. I ricordi più belli sono la prima volta che sono andato al carro, nel 2009, non dormivo più a casa, alla felicità, e l'anno che ho fatto il capotimoniere non dormivo, perché era capotimoniere, non dormivo la notte per una settimana, non lo so perché, ma non dormivo, perché cioè, bisogna provarle le cose. Ogni anno, ecco, come questi giorni, noi proviamo delle emozioni, perché chi è andato sa, prova, anche io adesso ho la pelle d'oca, ti ricordi, anche io molte volte dico, i capotimonieri, le squadre, le tre squadre, anche se non vanno al carro, partecipano alla festa, direttamente o indirettamente, ci si prova l'emozione, vedi, io ho la pelle d'oca, sto parlando. Per muovere la grande macchina da festa, che sarebbe il carro, allora chi la guida è il capotimoniere con quattro timonieri. Intorno al carro c'è un panno che, se noi vediamo un film, non si nota tanto bene, ma sotto ci sono circa 60 persone con un capo squadra che sta davanti al timone accanto a me, che fischia la partenza, diciamo, quando devono spingere e quando devono fermarsi. Noi lo chiamiamo cosiddetto fischietto, che io gli do l'ok e lui parte, gli do il fermo e lui ferma, e quelli di sotto ascoltano il fischietto. Io sono il capo dei quattro che sono alla guida, ecco, ma il motore sono gli uomini che spingono, sarebbe la carovana. Ricordo un anno in particolare, che sarebbe il primo anno che ha fatto il capo timoniere. Ebbi la fortuna qualche anno prima di comprare una casa sul corso. Diciamo, la gioia era di vedere la Madonna, il carro, fermarsi davanti alla casa di mia proprietà. E ho avuto la possibilità di fermarmi e sono scesi i miei figli con mia moglie e ci siamo abbracciati ringraziando la Madonna. Si è realizzato un sogno, ecco. È la nostra storia più di tutti, è da bambini più che altro.
sono cresciuto con mio nonno che ci ha portato sempre, andavamo a prendere la Madonna, seguivamo il carro dall'inizio. La prima volta che l'abbiamo condotto, che era una cosa straordinaria per Terlizzi, perché quattro ragazzi giovani che lo portavano, era difficile, che nessuno ci credeva, è stata una cosa meravigliosa. Per me è soprattutto una devozione alla Madonna, per delle situazioni successe in famiglia, e mi ero promesso nella vita che un giorno l'avrei accompagnata da qui dalla chiesa fino alla chiesa della cattedrale. E grazie anche a Salvatore e agli amici che erano andati prima, mi hanno voluto tenere presente, e questo mio sogno si è realizzato. Lo fai per il paese, per la Madonna, è una bellissima cosa. Sogni nella vita di poterla fare, quando la fai non ci credi che l'hai fatta. È una bella esperienza, è una bella esperienza. Questa tradizione va avanti da, non dico un secolo, ma quasi. Iniziò lo zio di mio nonno e ora ci sono io, Vito Cataldi. Ormai sono oltre 15 anni che siamo quasi sempre la stessa squadra, messa su in 15 anni, 16 anni. Quando uno conduce il carro, non, cioè, deve essere di ghiaccio, deve essere... Non deve pensare né alla gente, né alla moglie, né ai figli, niente, deve essere un'unica persona. Il capotimoniere e i timonieri. I timonieri devono guardare gli occhi del capotimoniere e il capotimoniere devono guardare gli occhi del timoniere. Basta. Unica persona. Per noi timonieri e capotimoniere è una cosa difficile da descrivere. Cioè, non ci sono parole, perché ci teniamo tantissimo a questa Madonna. Il nostro modo di dialogare con la Madonna è particolare, è difficile da dire, ecco. Per quanto riguarda l'abito cerimoniale del giorno che spostiamo il carro, sono pezzi unici. Ci sono dei cappellini, per esempio quello che usiamo, ci sono dei cappellini che hanno oltre 60 anni, fatti a mano, e tramandati, diciamo, da generazione a generazione. Io ho come ricordo quello di mio nonno, del padre di mio zio, e il cappellino, anche le fasce che ci mettiamo per attutire un po' i colpi del carro, questo è di mio zio, e questo già ha più di 60 anni. I movimenti sono sincronizzati con la spinta che noi abbiamo dal carro, che a sua volta il carro viene spinto da questi uomini. Se noi non siamo sincronizzati, se non abbiamo lo stesso passo, prima a destra e poi a sinistra, tutti e quattro insieme, non si può portare il carro. Cioè, sono in quattro, ma è un'unica persona. Sono emozioni indescrivibili. Cioè, non, io non posso dire che la adrenalina, no. Quando andiamo vicino al carro, ci dimentichiamo di tutto, di tutti, e dobbiamo fare solo quello. Io mi ricordo addirittura che mio zio non voleva neanche che salutavo gli amici, non voleva niente, perché dovevamo essere un'unica persona, io e lui. Ho fatto il timoniere per 14 anni consecutivi, e dal 2004, un'esperienza che era da bambino, sognavo sempre di portarlo, avevo 5-6 anni, a quell'età che si inizia ad andare sopra, avendo mio padre con fratello della Madonna di Sovereto, buon'anima, e io salivo sul carro per vedere, gustavamo la festa. L'emozione è talmente tanto che non si riesce mai a dire in realtà cosa ti senti. La storia mia legata al carro parte da un voto fatto, per una questione familiare. L'ho preso come impegno perché poi alla fine ti rendi conto che è doveroso da parte nostra, terliziesi, volgere sacrifici alla Madonna, e sia economicamente che fisicamente. Questi giorni sono molto particolari perché
ci spingono in un'emozione e in una bolla totale che finisce con il deposito del carro vicino alla cattedrale. Un onore, non parlerei d'orgoglio, è un onore perché ti spinge a vivere un momento di tradizione e di religiosità e di attaccamento soprattutto alla Madonna di Severeto. Si aspetta di anno in anno il fatto di dover andare alla Madonna e ci si prepara con devozione, con le preghiere, con la passeggiata a Severeto per trovare la Madonna affinché si possa condurre il carro anche l'anno successivo. Non perché la Madonna, voglio dire, abbia bisogno di sapere chi è il timoniere o chi non è il timoniere, assolutamente, però ti affidi a lei perché possa guardarti dall'alto e scegliere te come timoniere. Questa è l'unica speranza di anno in anno, ma per tutti, perché poi la preghiera è di tutti e quattro i timonieri, compreso il capotimoniere.